А то, папа так, то это как? Я капо канчела. Nicola! Volevamo annunciare che nel comitato dei Paiarali sono rientrati altri tre volontari, i quali Nicola De Fina. Giuseppe Verdò, il figlio di Nicola Verdò. E Antonio Solano, un figlio di Filippo Campo Sant'Anna. Per far significare che qui a Paiarati non c'è profit, ma solo aiuto delle proprie forze e ognuno di quello che ha. No profit! Bravo! No profit! C'è profit! Oh, io sempre no profit! Caro Nicola! Dai Nicola, ti scorso! Nicola! Ti oggi, purtroppo mi parlo! Due parole, chi? Basta un sentimento a sacco, poi lo scopo! Capo cancellato. Come tanto dei Paiarati volevo ringraziare la Morsillara e alcuni anche cittadini santanofresi che si sono organizzati da soli a venire qui fin qui sotto a Paiarati a piedi organizzando una fiaccolata. Quindi li ringraziamo di vero cuore. Volevamo. Volevamo anche ringraziare tutte le nostre donne, chiamiamole donne così, le mogli di tutti i volontari e anche altre persone che sono aggiunte, anche altre signore che si sono aggiunte da sole e che sono venute a darci qui una mano, perché come suol dire, senza donne l'uomo non vale niente. Una cosa giusta la dici, no? E volevamo informare tutti che in profumo della festa, prima ancora, il comitato di Paiarati, i volontari, ciascuno di loro ha messo di propria tasca 100 euro, ma non con l'intenzione di comprare, di spenderli o come, è stato soltanto fatto con l'intenzione di metterli da parte se in caso servivano a coprire qualche spesa magari che si rimaneva fuori come o quanto. Siccome non ce n'è stato il bisogno di utilizzare questi soldi, grazie a tutti coloro e alle somme che si sono raccolte, questi soldi sono rimasti da parte in cassa alla chiesa per un'eventuale spesa di lavori che si potrebbero fare oppure di qualcosa che serve per poterla acquistare. A nome di tutto il comitato di Paiarati volevamo ringraziare tutta la popolazione di Stefanacoli, residente qui e nel mondo. Il comitato di Paiarati ringrazia il parroco Padre Carmelo, ringrazia il vigile urbano, ringrazia il sindaco, ringrazia tutte le congreghe di Santa Maria e dell'Assunta. Allora, con la processione abbiamo raccolto 924 euro. Della Morsillara, tra novena, processione e offerte, abbiamo raccolto 1111 euro. Ringraziamo Franza, anche, che è sempre presente nel social, con video, con foto e tutto il resto, che fa girare nel mondo affinché vedano tutto quello che si sta facendo e tutti i volontari che stanno facendo giorno dopo giorno qui a Paiarati per rendere un luogo sempre più bello di culto e di preghiera. Sono stati realizzati dei lavori qui a Paiarati, delle rimesse in sicurezza della sacrestia, di abbellimento, tra cui il pavimento sotto della sacrestia e un abbellimento sopra, dove i volontari di Paiarati hanno tutto fatto con le loro forze e con i soldi rimasti della festa precedente dell'anno scorso e con aiuti vari che i nostri concittadini hanno aiutato, sia residenti che nel mondo. E hanno offerto anche per questa festa, quest'anno hanno offerto anche dei soldi ai nostri emigrati, i quali loro ringraziano davvero con il cuore. E poi volevamo ringraziare anche. Forza!
Ringraziamo ancora tutte le associazioni di Stefanacone presenti sul territorio che ci hanno aiutato in una maniera o con l'altra, ci hanno aiutato e sono stati presenti e a rendere anche quest'anno la festa così assidua in quale sono, hanno partecipato in tanti. Allora, abbiamo raccolto in totale 19.000 euro. Sono rimasti, togliendo le spese che sono state 13.500 euro, sono rimaste ora in cassa della Chiesa 5.500 euro. Porgiamo quindi fino al ringraziamento a tutti. Speriamo di continuare a rendere questo posto sempre migliore con l'aiuto di tutti. Grazie, a nome di tutti. Un rientro di chi chiamo il cane già sì.